Amiche e amici di Milano Trash, a voi tutti bentrovati a questa nuova puntata. Siamo a Vaiano Valle, un borgo di Milano in aperta campagna, Milano Sud, municipio 5. Qui stiamo per entrare in una vecchia cascina abbandonata. Esattamente con il comitato anti-racket e anti-abusivismo di Tullio Trapasso, cosa stiamo per visitare? Siamo per visitare un'area all'interno del Parco Agricolo Sud Milano, non ancora molto costruita, per cui sembra veramente di essere in campagna, in un posto bellissimo, sulle galline che girano. Purtroppo questi luoghi vengono utilizzati per scaricare idrocarburi, sostanze velenose nella falda acquifera, smontaggio di auto e mezzi che vengono usati per le rapine, insomma ne vedremo delle belle in questo posto. Ecco, questo posto tra l'altro è in aperta campagna e la testimonianza è il fatto che siamo circondati non soltanto da belle case ma anche da palazzi piuttosto voluminosi dei quartieri limitrofi e da prati circostanti. Qui esattamente c'è anche a due passi un accampamento. Sì, c'è un posto che da un paio di anni contiene i Rom che erano stati fatti sloggiare per esempio dalla vicina via Ripamonti e da altre zone limitrofe, Cascina Sant'Arialdo, Rogoredo eccetera. Insomma, vi stiamo per mostrare un nuovo bubbone delle periferie milanesi, non vi resta che seguirci, venite. Prego Tullio. Prima tappa di questo viaggio incredibile all'interno di una rimessa improvvisata è di fatto il grande magazzino dei ricambi, è così Tullio? Ma assolutamente sì, anzi forse rispetto a quello che vedremo anche intorno non c'è ancora poco. Ci sono macchine intere smontate e tagliate, e poi potete vedere tutte le gomme di ogni marca e foggia, di tutte le marche prestigiose, rubate su commissione e rivendute. Poi potete vedere anche più avanti, ci saranno dei pezzi da computer rubati coi computer interi, computer di valori moderni, non vecchi, quindi roba fatta su commissione anche quella. E in più, come vi dicevo, tutti questi scarichi di sostanze strane, tra cui alcuni bidoni di acetilene, che è quella sostanza che serve anche per detonare i bancomat e farli saltare. Questo ci preoccupa parecchio. Ecco, cominciamo a capire e a far capire a chi ci segue da casa. Esattamente qui vediamo quello che rimane di una carcassa di un'automobile, tante gomme, tanti pezzi di ricambio. Quindi chi è che si rivolge a questo centro ricambi non autorizzato? Tendenzialmente chi ha conoscenza con i personaggi del vicino campo che si occupano di sorvegliare e utilizzare questa proprietà. Persone che hanno bisogno di pezzi di ricambio, anche italiani per le proprie auto, magari anche delle carrozzerie come è capitato in altre puntate, vengono qui, ordinano i pezzi, portano macchine intere che poi vengono smontate dai provetti meccanici Rom e rivendute. Le automobili naturalmente sono rubate. Assolutamente sì, infatti ho appena preso il numero di telaio, l'ho comunicato alla Polizia Municipale, questa Smart risulta rubata 6 mesi fa. Qualcuno nei giorni scorsi ci ha detto: ma Milano Trash meriterebbe l'Ambrogino d'oro. Direi anche qualcosa di più, perché tramite queste nostre puntate accendiamo un faro inedito esclusivo sulle zone più pericolose e degradate di Milano, ma diamo anche una grossa mano alle forze dell'ordine. Tra l'altro tu ne hai dei riscontri. Sì, beh, certamente tutto quello che io visiono da buon cittadino, perché il mio compito è quello, da presidente dell'associazione riferisco immediatamente alle forze di polizia. Oggi sicuramente è una nuova situazione che magari non è conosciuta
conosciuta in quanto è un po' nascosta. Addirittura, ecco, per fare un esempio, vi faccio vedere una cosa. Tanto per parlare di cannibalizzazione dei veicoli, addirittura i sedili abbiamo smontati qui, già pronti per essere rivenduti. C'è anche il panno di plastica per coprirli nel caso di intemperie. Insomma, direi che una buona occhiata da parte della polizia che si occupa della stradale e dei vigili urbani sarebbe gradita. Seconda tappa, siamo in una sorta di bivacco. A chi serve questo prefabbricato? Questo qui è un pezzo di precostruito che era trasportato in un camion. Il camion è stato smontato, rubato chiaramente e cannibalizzato. Questo è il pezzo di cabina che è stato utilizzato per i guardiani che si occupano della compravendita dei pezzi rubati, delle mercanzie che sono contenute qua dentro. Qui ci dormono? Sì, ci sono i materassi, ci sono i resti, c'è il bagno, c'è anche la carta igienica, quindi diciamo di sì, sono anche abbastanza civili. Quindi in questo momento noi siamo osservati sicuramente da qualcuno all'esterno, però qui di notte c'è un presidio. Di notte c'è un presidio in questo luogo quando ci sono i giorni di vendita delle, appunto, delle robe rubate, e c'è vicino questo campo rom che è un deterrente verso tutte le persone, diciamo, normali, cittadini tranquilli, perché chiaramente sono spaventati nel passare in queste strade di campagna con una sessantina, ottantina di non si sa chi organizzati che si occupano di queste attività. E tra l'altro non nessuno ha mai venuto l'idea di venire a vedere di notte chi ci dorme? Per quanto mi risulta di notte no, è venuta la polizia qualche volta di giorno quando si è veramente esagerato, non si riusciva più neanche a passare in queste stradine, c'era il coprifuoco appena scendeva la luce del sole. Terza ed ultima tappa di questo centro di ricambi non autorizzato, così come l'abbiamo battezzato. Siamo, vi ricordo, sempre a Vaiano, nell'aperta campagna a ridosso di Milano. Stiamo entrando dove? Stiamo entrando nell'ultimo pezzo di cascina che ancora è agibile, a parte la parte crollata di sopra, dove troveremo ancora dei resti delle feste che venivano organizzate qui dai primi occupanti, che erano i centri sociali, gli squatter per fare i rave. Questo è un luogo di rave, tutta la zona l'abbiamo vista un po'. Tutte queste cascine sono sempre state utilizzate per questo. Fra l'altro, gli stessi del rave sono quelli che hanno asportato e distrutto quella Madonnina lì, che era lì da circa 200 anni. È quello che non può, naturalmente il tempo può, la stupidità e l'inciviltà. Quindi in sostanza abbiamo visto all'ingresso macchine completamente distrutte e che sono servite per pezzi di ricambio, tante gomme, tantissima spazzatura, una sorta di rifugio bivacco notturno per i custodi, e questi invece sono eventuali nuovi appartamenti. Questi qui sono luoghi che vengono poi, adesso non possono essere utilizzati perché non sono stati ripuliti, ma ci sono ancora i resti dei letti che venivano utilizzati per nascondere, diciamo, le persone che non potevano farsi vedere nel campo tra virgolette conosciuto che è in fronte.
In posti come questi, ci ha riferito Tullio Trapasso, erano soliti quelli del campo Rom vicino, ma anche dei campi Rom dell'intero milanese, nascondere eventuali persone che erano ricercate dalle forze dell'ordine. Questo apre uno scenario davvero inquietante sui luoghi abbandonati. È uno scenario inquietante anche perché abbiamo avuto delle visite prima, come ben visto, ma in questi posti andrebbero messe le videocamere perché possono nascondere tanti piccoli Igor, il latitante che stanno cercando adesso nel Ferrarese. Sono posti abbandonati, questa è la Milano sommersa, dove c'è gente che ci vive senza volto, senza nome, senza identità, che non sappiamo quanti ne siano in realtà di questi personaggi, ma nel nostro girovagare fino adesso ne abbiamo incontrati forse un 1.000-1.500, ma possiamo tranquillamente arrivare a 5.000-6.000 persone di cui nessuno, né le forze dell'ordine credo, né altri ne conoscono l'esistenza, se non quando poi sciamano nei quartieri per fare i loro affari, per cercare di sopravvivere facendo piccoli e grandi furti e tutto il resto, mettendo timore a suo quadro gli interi quartieri. Quindi andrebbero video sorvegliate assolutamente queste aree, perché sono pericolosissime. Tra l'altro qui, come abbiamo visto, c'è il corpo del reato, ovvero camion, automobili distrutte e una serie di ricambi disponibili all'acquisto, naturalmente illegale. Abbiamo il movente, cioè la voglia di delinquere, la necessità, i soldi facili. Abbiamo addirittura, in questa immagine che sta facendo Francesco Gagliotto da lontano, qualcuno che ci sta sorvegliando su quella macchina bianca ed è riconducibile proprio al campo Roma che abbiamo qui da parte. Quindi addirittura siamo controllati, riconducibili ai personaggi che sono avvicinati prima alle nostre macchine, adesso si sono spostati e ci controllano a distanza per vedere cosa stiamo facendo. Non è un problema nostro, è un problema che in questi posti si nasconde di tutto, di furtivo, e come diceva Tullio, anche i famosi ricercati che quando andavano le forze dell'ordine nei campi a cercarli li nascondevano in queste strutture qua. Quindi non capisco perché ancora l'amministrazione non prenda provvedimenti decisi e seri per risolvere questi problemi. Una cosa è certa, senza sfociare nel razzismo, anche perché qua per chi ci segue di razzismo proprio magari è il contrario, che sono gli italiani che spesso devono sopportare situazioni del genere da parte dei cosiddetti ospiti. Qui parliamo invece non di extracomunitari, ma di comunitari, ovvero dei popoli Rom e Sinti, dei vari accampamenti abusivi, di quelli che comunemente vengono definiti gli zingari, che sono un po' ovunque. Sì, esatto, no, preciserei bene, non si tratta di razzismo o di questioni partitiche. Qui si tratta semplicemente di civiltà e di maggiore controllo, perché all'interno di queste situazioni ci sono molta delinquenza e di cui poi in realtà chi ne subisce le conseguenze siamo noi regolari, purtroppo. Non che noi siamo regolari, purtroppo non lo sono loro, e di conseguenza non hanno alcuna responsabilità, sono uomini senza nome e senza identità. Noi abbiamo fatto decine di puntate insieme a Cristian Marino, a Tullio e ad Antonio Simone, e non vogliamo parlare di metastasi, ma i connotati sono questi, ovvero ovunque noi ci giriamo ci sono campi Rom o addirittura piccoli insediamenti abusivi che gestiscono il territorio. Esattamente, quindi qui è un vero e proprio problema di controllo, perché comunque nessuno vieta loro di vivere, però loro non devono vietare a noi di vivere. Io volevo sottolineare che qua vicino c'è un piccolo paesello che si chiama Poasco, una frazione di San Donato, dove l'11 di aprile, dal giornale Il Cittadino, sono stati razziati 10.000 euro di rame da una scuola elementare. Quindi è la seconda o terza volta che questa cosa accade. Come qua in zona ci sono state molte molte rapine. Quindi ora non voglio additare il campron qua dietro, però quello che noto è va da sé, ma non voglio andare oltre senza dare nessuna responsabilità a qualcuno, però va da sé che qua manca il controllo, e questa è l'unica cosa di cui io posso assolutamente confermare e per la quale ci metto la faccia. Manca il controllo, tra l'altro, Cristian, delle forze dell'ordine e dello Stato. Invece, come vi abbiamo mostrato, c'è il controllo attentissimo di queste automobili, in questo caso bianche, che sono che appartengono al campo di in questione. Quindi stanno controllando addirittura una troupe televisiva e un comitato di cittadini. Esatto, quindi il discorso è che non si impedisce a nessuno di vivere. Il problema è che ci venga lasciato anche noi di vivere, perché così non si può andare avanti.
Siamo dunque arrivati alla fine anche di questa puntata, nuova puntata di Milano Trash, che vi ha accompagnato alla scoperta del centro ricambi non autorizzato di Vaiano alle porte di Milano. Tra l'altro io continuo a salutare le persone che non appartengono alle forze dell'ordine e che per ogni punto cardinale stanno curando minimamente dove andiamo a mettere il naso. Saluto Tullio. Perfetto, saluta anche Cristiano. Allora Tullio, qual è la situazione che abbiamo visitato e soprattutto cosa serve? Beh, adesso dopo averla visitata tutta anche nei particolari, diciamo che la situazione è ancora più pericolosa, drammaticamente pericolosa, date le ultime situazioni di latitanti che sono spariti, data la presenza del campo, data anche la presenza di tutte queste attrezzature professionali che hanno per tagliare e distruggere, la presenza dell'acetilene, prodotti esplosivi normalmente utilizzati per far saltare i bar, Bancomat, diciamo che questo posto andrebbe ripulito veramente, messo in sicurezza con delle telecamere e magari anche una guardia, anche perché le vie attorno sono molto piccole, la gente ha paura ad attraversarle in auto quando cala il sole, perché si prestano ad agguati, basta un sassolino in mezzo alla strada e uno non può più andare da nessuna parte. Tra l'altro non so se lo sapete, ma Milano ha l'80% circa delle telecamere, quindi della videosorveglianza, nel quadrilatero della Moda, cioè del centro, via Monte Napoleone, Piazza Duomo, Piazza La Scala. Che se ne frega della periferia? Invece servirebbero molte telecamere in periferia. Assolutamente, qui servirebbero tantissimo, perché si potrebbero vedere le persone che entrano qua dentro, cosa fanno, e soprattutto gli oggetti voluminosi che entrano, dai camion alle auto ad altre situazioni. Però non succede, chissà come mai. Settimana prossima dove ci portate? Settimana prossima abbiamo un palazzo pubblico che in questi momenti è stato oggetto di diverse riforme da parte del governo, non vi anticipo nulla, comunque scoprirete che i vostri dati non sono in buone mani. Per chi non l'avesse capito, stiamo parlando di I come Imola, N come Napoli, Palermo, e S di Savona. Grazie per essere rimasti in nostra compagnia, naturalmente a nome vostro e a nome delle nostre emittenti, grazie in eterno al comitato anti-racket e anti-usura di Tullio Trapasso, Cristian Marino, Antonio Simone, e grazie davvero di cuore a Spirito Libero con Cristiano Sangalli e con le sue straordinarie immagini dall'alto. Tra l'altro Spirito Libero, lo dico senza problemi, è una bellissima attività che si dedica prevalentemente ai droni e che trovate qui a Milano in Viale Certosa. Perfetto, grazie per essere rimasti con noi, ci vediamo la settimana prossima.